È stato depositato al Tribunale dell'Aquila dall'avvocata Simona Giannangeli il primo ricorso per un rifugiato richiedente asilo contro il diniego di protezione umanitaria. Il 30 settembre 2015, infatti, con una modifica legislativa, è stata ampliata la competenza dei tribunali affinché possano ricevere ricorsi contro i dinieghi di protezione umanitaria per i richiedenti asilo, ricorsi che prima della modifica potevano essere presentati solo in alcuni tribunali d'Italia. Il primo ricorso è stato presentato dalla Legale Aquilana nell'ambito del progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR, del quale il Comune dell'Aquila è titolare e il Comitato Territoriale Arci L'Aquila è realizzatore. All'Aquila abbiamo depositato questo primo ricorso per un richiedente asilo nell'ambito del progetto cosiddetto SPRAR, che è un progetto nazionale che predispone un sistema di accoglienza integrato proprio per i richiedenti asilo e per tutti coloro che sono in attesa o dell'esito dell'audizione presso la Commissione Territoriale o che sono in attesa, come in questo caso, dell'esito del ricorso depositato. Quindi significativo è il punto relativo al fatto che una competenza territoriale più ampliata restituirà sicuramente una maggiore fruibilità dei diritti di questi soggetti che sono in attesa di protezione. Attualmente il numero di richiedenti asilo solo in Italia è di oltre 20.000 persone, per non parlare del resto dei paesi d'Europa, un'emergenza soprattutto nordafricana. La provenienza dei rifugiati infatti è diversa, si va dalla Libia alla Somalia, Ghana, Eritrea, Etiopia, Mali, Senegal, Afghanistan, Egitto e Pakistan. All'Aquila sono circa 20 ragazzi che hanno trovato accoglienza, ma non sempre protezione umanitaria, come per il caso oggetto del ricorso. Una modifica, quella alla normativa sui rifugiati, che senza dubbio agevola i tribunali, ha spiegato la Giannangeli, e che apre nuove aspettative. Ma le aspettative rispetto a questo primo ricorso, chiaramente come lo saranno sempre rispetto a tutti gli altri ricorsi, è che ci sia un'attenta valutazione da parte del giudicante rispetto alla materia che viene sottoposta e che ci possano essere quanti più accoglimenti delle richieste in questo senso. Quindi l'auspicio è che laddove ci sia diritto, questo diritto venga riconosciuto.